Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata del TG regionale e metaregionale del Friuli Venezia Giulia, prima puntata della settimana da Radio PG Nordeste e Radio 1 e sta radio. Come di consueto, il vostro sottoscritto Marco vi illustra le notizie regionali e poi del meteo regionale che prevederà domani, dopodomani e anche le tendenze dei prossimi due giorni. Ma andiamo a vedere subito le notizie regionali che sono successe e sono successe anche stamattina. Torno da una festa, l'auto si schianta contro un albero, muore 19 anni. Chi era la giovane vittima del ricordo delle amiche? L'amico del ragazzo è ricoverato in ospedale. Fatale l'incidente stradale lungo la provinciale 14, tra Rosaria e Butrio. A perdere la vita è Veronica Di Plotti. Nel veicolo con lei è anche un ragazzo di 22 anni. Trasportata in ospedale, la procura ha aperto un fascicolo di indagini nell'ipotesi di omicidio stradale. Andiamo a vedere altra notizia. Nevica a Udine e in molte zone del Friuli. La neve è scesa poco dopo le 8 nel corso della giornata ed è previsto che si trasformi in pioggia. E fra pochi giorni tornerà il sole, ma le temperature subiranno un brusco calo. Posso confermarvi che la neve è caduta, ma non grandi cose, però invece nel Cividalese e nelle altre zone del Friuli è tutto bianco. A Trieste, professore accusato di violenza sessuale su una studentessa è stato arrestato. Guinness dei primati, il tiramisù più lungo del mondo realizzato in Friuli Venezia Giulia. Il Guinness dei primati è stato assegnato ieri proprio per il tiramisù più lungo, con lunghezza di ben 266,99 centimetri. È stato a Gorizia, a Villesse. Ecco, notizia appena arrivata in redazione: gli stipendi d'oro dei dirigenti del Friuli Giulia. I più pagati sono gli avvocati della regione. Complessivamente i vertici costano all'ente pubblico oltre 12 milioni di euro all'anno. Gli ex provinciali trasferiti a Trieste sono invece al di sotto della media dei colleghi. Ai primi posti tra i legali ci sono Martini e Volpe, che superano anche il direttore generale. Pensate un po' voi. Sanremo 2018, una cosa importante, ma non perché non lo sa questa cosa. C'è un po' di Friuli nel successo dello stato giovanile sociale del gruppo musicale. Guenzi ha studiato alla Nico Peppe, pensate un po' voi, in una scuola. Notizia appena arrivata: Udinese Roma, trasferta vietata ai residenti nel Lazio. La decisione del prefetto del capoluogo friulano. Ravvisati i profili di alto rischio. Campo Formido, marito e moglie feriti in un incidente, il cane scappa. I vicini di casa si mobilitano per riconsegnarlo, consegnare ai coniugi. La coppia è stata urtata da un'auto in centro, la bestiola è gravida ed è stata tranquillizzata dai residenti. Terzo d'Aquileia, cortocircuito provoca un incendio in un bar. È successo al Piccadilly in via Berlinguer. Il rogo ha incenerito un divanetto e danneggiato alcuni tavolini del locale, all'interno della quale non c'erano avventori. Furti nelle auto a Butrio, Manzano e Tarcento. I ladri rubano documenti, effetti personali, tre valigie e uno zaino. Indagine dei carabinieri. Andiamo a vedere altre notizie. Perde il controllo della macchina che dall'autostrada vola in un campo. Ricoverato in ospedale. È successo ieri in territorio di Fossalta di Portoguaro. Ferito è un 48enne di Reale del Royale. A Pradamano spunta un pipistrello nella sala del cinema, ma Batman non c'entra. Nel fine settimana il chirotero
è entrato in sala 12 al The Space. Alcuni spettatori di The Post sono usciti, il biglietto è stato risarcito. Intervista in elezioni: Santuzza avvisa il centrodestra, così rischia di perdere. L'ex ministro analizza le politiche nazionali, ma soprattutto la sfida delle regionali. Fredriga deve decidere cosa vuole fare. Riccardi sarebbe un bravo governatore. Ieri è stata una bellissima giornata. C'è stata Francesca Michelin a Città Fiera, grande abbraccio ai fan. Una prima volta tinta di emozione quella di Francesca Michelin a Udine. È stata la presentazione del terzo disco della cantautrice e polistrumentalista, a fornire il pretesto per invadere il centro commerciale Città Fiera e abbracciare i suoi fan nell'ennesima tappa del suo Histor Tour. Muore a 49 anni la direttrice della Biblioteca Civica a Pordenone, professionista molto stimata e instancabile. Nicoletta Pozzi lavorava con le principali associazioni del territorio. Resistenza, messa e cerimonie in ricordo del genocidio di Porzus. Il sindaco Claudio Zani, prendendo lo spunto dai fatti di Macerata, ha ripercorso le fasi tragiche della lotta partigiana al confine orientale per ricordare che la democrazia non è data per sempre, ma è una conquista quotidiana. Meglio insalata o pasta? Ecco come fare la spesa consapevole grazie ai consigli del coach. Inizia a Udine il Fruit Tour. Tre esperte dell'ambientazione alla COP di Viale Bassi hanno aiutato i clienti a scegliere i prodotti. Si sente male mentre fa colazione, manager muore davanti alla figlia, dramma al Bruniera, vani i soccorsi per Ivo Presotto, 53 anni, noto operatore della eSport mobiliero. Andiamo a vedere, tempo libero, i musicisti di Francesco Guccini al Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli. Nord-Est Economia, dopo i braccialetti Amazon, lo smartwatch per l'imprenditore. Anche questo, mamma mia, ma cosa incredibile. Andiamo a vedere la situazione generale del tempo. In questo momento c'è l'allerta gialla nella parte della provincia di Trieste, perché la situazione generale si prevede la depressione talmente sull'Adriatico, si sposterà martedì verso la Grecia. Sulle Alpi orientali, mercoledì e giovedì, fluiranno correnti nord-occidentali, molto secche in quota, mentre nei bassi strati l'aria sarà decisamente fredda nelle ore notturne. Infatti oggi è stata una piccolissima nevicata a Udine, ma la nevicata sono oltre 200 metri. In serata nel Tarvisià, nel Carso, probabilmente neve moderata nel corso della serata. Sulle Alpi Giulie la nevicata sarà più abbondante, infatti. Domani, martedì 13 febbraio, ultimo giorno di carnevale. Cielo da nuvoloso a coperto, con debole precipitazione residua al mattino e sulla costa, con debole neve o nevisco nel Tarvisiano e sul Carso. Su pianura e costa sopravvento dal nord o nord-est o nord-est moderato, miglioramento con schiarite in giornata a partire dalla Carnia e in estensione alle zone entro sera. Probabilmente ghiaccio al suolo sulle zone nevate, specie dopo il tramonto. Le temperature si prevederanno minime in pianura da meno 1 a più 2 gradi, massime in costa invece minime da più 1 a 4 gradi. In pianura e costa le massime saranno da 5 a 8 gradi. In 1000 metri meno 3 gradi, 2000 metri meno 10 gradi la media. Andiamo a vedere il tempo per dopo domani, mercoledì, giornata di San Valentino per gli innamorati e le ceneri, primo giorno di quaresima. Cielo sereno con atmosfera fredda al mattino, gelate notturne estese in pianura, locali anche in prossimità della costa dove supera Borino. Le temperature si abbasseranno notevolmente in pianura e in costa. Le temperature in pianura saranno minime da meno 5 a meno 2 gradi e in costa le minime da meno 1 a 3 gradi.
In pianura e costa le massime intorno ai 7 ai 9 gradi. In 1000 metri meno 4 gradi, 2000 metri meno 11 gradi la media. Vediamo la tendenza per giovedì 15 febbraio. Al mattino sereno e freddo, con intense gelate sui monti e anche meno 15 ai fondovalle. E in pianura possibile localmente anche in prossimità della costa. Da pomeriggio annuvolamenti sui monti. Le temperature in pianura si prevedranno minime da meno 7 a meno 3 gradi e in costa minime da meno 1 a più 3 gradi. In pianura e costa da 6 a 8 gradi. In 1000 metri meno 3 gradi, 2000 metri meno 4 gradi la media, ma nel fondo vale ancora meno di 10 gradi o meno 15 gradi. Pensate un po' voi. E invece la tendenza per venerdì 16 febbraio. Il cielo sarà da poco nuvoloso a variabile, con marcata inversione termica dello zero termico ai 2500 metri. Gelate notturne sui monti e in pianura. Le temperature si prevederanno minime da meno 5 a meno 1 grado, massime da 8 a 10 gradi in pianura. In costa invece minime da più 2 a 4 gradi, massime da 7 a 9 gradi. In 1000 metri 3 gradi, 2000 metri 1 grado la media. Pensate un po' voi. Bene, da Adio Giro Destra, R1 e Radio, vi ringrazio a voi per l'ascolto. Ci sentiamo domani sempre alla stessa ora. Da Adio Giro Destra, R1 e Radio, grazie a tutti. A fra poco per gli ascoltatori della web radio di TG Sport, con speciale Olimpiadi Invernali 2018. Ciao a tutti, a domani.